Esco e Nevo, la simmetria dei desideri. Protagonisti quattro amici, Yuval, il narratore, traduce libri. Yoav, detto Churchill, avvocato, il più brillante carrierista. Ophir, pubblicitario, odia il suo lavoro. Amichai, l'unico sposato, ha due figli. Ogni 4 anni hanno un appuntamento fisso al quale non mancare, guardare insieme le partite dei mondiali di calcio, ai mondiali del 98, Amichai ha l'idea. Ognuno di loro scriverà su un bigliettino tre desideri di quello che si propongono di fare. Ho delle mete da raggiungere da lì a 4 anni. Amichai li conserverà e li leggeranno ad alta voce ai mondiali seguenti. Il football del libro è una scusa per gli amici di incontrarsi. È importante vedere il football da una prospettiva israeliana. Gli israeliani giocano malissimo a calcio. È una metafora della necessità degli israeliani di far parte del mondo reale, di essere accettati dagli altri paesi, perché questa è la realtà, dice Nevo in un'intervista. Non siamo ben accetti a tutte le nazioni. In una sorta di introduzione datata 22 giugno 2002, epoca dei mondiali, dell'apertura dei bigliettini dunque, l'avvocato Halimi, detto Churchill, dice che la famiglia di Yuval gli ha chiesto di recarsi alla polizia di Tel Aviv per ritirare gli oggetti di Yuval, tra cui c'è un plico con il manoscritto di un libro scritto da Yuval, La simmetria dei desideri. Potrebbe Churchill farne la revisione, secondo i desideri dell'amico? La voce narrante di Yuval introduce gli amici nel racconto in maniera così naturale come se noi li conoscessimo da sempre, come lui. Il racconto aggiunge piccoli dettagli che caratterizzano le singole persone, frasi o parole che ricorrono più di frequente nell'interloquire dell'uno dell'altro, l'accenno al lavoro che fa uno, la moglie dell'altro. Indimenticabile, Ilana la piagnona, moglie di Amichai e mamma di due gemelli. La fama di conquistatore di un altro ancora, e si tratta di Churchill, come se noi conoscessimo i quattro di persona, come fossero nostri amici. Yuval sembra essere un passo più indietro degli altri, gli pare di essere inadeguato, non all'altezza degli altri, ed è anche più basso di statura. Non è bravo con le parole, quello è Ophir che avrebbe voluto diventare scrittore. Non ha la ricchezza di una moglie e due figli come Amichai, non ha una splendida carriera davanti, quello di Churchill. Yuval fa il traduttore, sa bene l'inglese perché i suoi genitori vengono dall'Inghilterra, non ha mai avuto una ragazza e quando Yara si innamora di lui non può credere che sia vero. Tutti e tre i desideri di Yuval per i mondiali del 2002 riguardano Yara. L'amore per lei occupa tutti i pensieri di Yuval, è sempre lì anche quando lui parla d'altro. Perché c'è molto d'altro nel racconto: il servizio militare, la presenza dei palestinesi, dei territori occupati e tutto quanto succede nella vita degli amici in quei 4 anni. Finché Yuval si rende conto che il tempo sta per scadere, gli altri tre si presenteranno ai mondiali con tanto di fatto, lui non ha concluso nulla. Ed è allora che osserva la simmetria dei desideri, come ognuno di loro abbia finito per realizzare il desiderio di un altro. Manca lui, Yuval, a cui tocca realizzare il desiderio di Ophir di diventare scrittore, scrivendo la simmetria dei desideri. Alla prossima!